Giambuono ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Messi e Cristiano Ronaldo in Italia fallirebbero? Oggi Francesco Cipriani mi fa questa domanda e vi invito a farmi una domanda qua sotto se volete essere presi in considerazione per un prossimo video. Ma lasciatemi un mi piace se volete che questa serie continui e fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo questo argomento. Allora, perché Messi e CR7 mi fa la domanda in Italia fallirebbero? Perché i top player in Italia falliscono sempre. Ma perché falliscono sempre? Di che top player parliamo? Allora, parliamo innanzitutto dei futuri top player. Prendiamoci prima in esame i futuri top player e poi parleremo di giocatori che sono arrivati forti in Italia e che hanno fatto male. I futuri top player sono quelli che possiamo definire magari i Gerson, i Gabigol, i Bentancur, i Piazza, gli Andre Silva che ora si sta anche riprendendo, gli Unas, giocatori che le italiane hanno dovuto fare a sportellate con il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Manchester City, il Chelsea e che per un motivo o per un altro sono riusciti a portarli a casa. Perché? Perché comunque ad esempio Gerson doveva andare al Barcellona, la Roma ha fatto leva sul ragazzo in modo che riuscisse a scegliere la Roma per il minutaggio maggiore. Detto questo, magari la Juventus ha fatto ha preso Piazza facendo leva appunto su un minutaggio maggiore rispetto magari ad un Barcellona che comunque sono allo stesso livello, però la Juventus troverebbe più spazio. Quindi diciamo che secondo me c'è da valutare un secondo perché questi giocatori non esplodono. Ad esempio Under per ora sta facendo bene. Però ci sono, per un Der che sta facendo bene, sono tantissimi altri che non esplodono. L'esempio invece lampante dei giocatori che arrivano già affermati e non si confermano sono i vari João Mario, che comunque ragazzi prima di venire qua aveva vinto un Europa da protagonista con il Portogallo. Cancelo ora si sta adattando, adesso è fortissimo, però ci ha messo una vita e io lo vorrei prendere appunto come esempio lampante del perché i top player in Italia falliscono. Dalbert ragazzi, ora io non sto parlando, cioè non prendete Dalbert come top player del mondo, però prendetelo come giocatore che è stato pagato quanto si pagherebbe un top player in generale, perché tu paghi 30 milioni un terzino, oggi con 30 milioni è vero che molto spesso alcune squadre non riescono a prenderci niente, ma è anche vero che un terzino ce lo prendi con 30 milioni e Dalbert non gioca mai. Poi Çalhanoğlu ora si sta adattando ed è esploso, ma anche lui, abbiamo lo stesso esempio di Cancelo, ci ha messo una vita ad esplodere. Musacchio ragazzi, Musacchio io dicevo lo vorrei a Roma, è fortissimo, lo vorrei a Roma, non so che fine abbia fatto. Anche Rodriguez che gioca sempre titolare comunque è molto molto a rilento, ma con Dogbia penso sia l'esempio più lampante che abbiamo visto. Parlo ovviamente dei giocatori presi dall'estero, cioè giocatori presi dall'estero che arrivando in Italia poi fanno male, nonostante insomma si pensa sia un giocatore come i nostri top player. Io ragazzi penso che nella storia i top player veri non hanno fallito, perché quando Ibrahimovic è tornato in Italia ha sempre fatto bene, ma Higuain dal Real Madrid ha sempre fatto bene, Tevez ha fatto bene, diciamo che ci sono top player e top player. Ovviamente se andiamo a paragonare Dalbert con un top player il nodo diciamo si spezza. Io penso che Messi e Ronaldo non fallirebbero, certamente avrebbero qualche piccolo problema di adattamento, che non significa che inizierebbero a far bene a gennaio, ma che probabilmente nel primo campionato farebbero 20 gol invece che 50, perché comunque il campione italiano è molto 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 fisico, del tipo palla o gamba, e quindi diciamo che non è come la Liga Spagnola che è molto più aperto, giochi molto più aperto. Però diciamo che spesso si distinguono grandi giocatori da top player, cioè per dire, vanno distinti. Strootman non è Pjanic non è Modric, cioè non si può dire però perché Strootman sta facendo male, sta facendo peggio di Pjanic, perché Pjanic è più forte, perché Pjanic non raggiunge i livelli di Modric, perché Modric è più forte, cioè ci sono parecchi scalini ragazzi che vanno visti. Per me Messi e Ronaldo non sono paragonabili a nessun altro tipo di giocatore in questo momento. Il nostro campionato è faticoso, è pesante, è a rischio infortunio. Credo che Messi e Ronaldo dopo un periodo d'adattamento fatto di un anno, comunque in cui faranno 20-25 gol qualora dovessero venire, poi si adatterebbero e tornerebbero ai livelli di sempre. Voi invece che cosa ne pensate? Messi e Ronaldo in Italia fallirebbero? Farebbero uguale a come stanno facendo in Liga? Fatemelo sapere come sta con un commento qua sotto. Io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto invito in questo momento a lasciare un mi piace, in caso non te lo potete tranquillamente lasciare un dislike, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, buon shalala e ci vediamo sempre ad un prossimo video.